Amici di Real Team TV, questa sera un piacere particolare perché abbiamo con noi Demo Morselli, un carissimo amico. Ciao Demo. Ciao Maurizio, ciao Giusy. Ciao Demo, grandissimo piacere averti con noi. Buonasera direttore, ovviamente. Certo, assolutamente. Sono Giusy. Contentissima, ovviamente. Demo, è un grandissimo piacere averti con noi. Trombettista, direttore d'orchestra, arrangiatore, compositore, leader della Demo Big Band Orchestra. Demo, sei, possiamo dirlo che non me ne voglia nessuno, sei il trombettista più famoso d'Italia, cioè, cosa dire? Diciamo che all'epoca ero il più gettonato perché avevo avuto la fortuna di entrare in un giro delle famose registrazioni milanesi, degli studi di registrazione. Chi si ricorda quell'epoca degli anni fine 70-80 sapeva che negli studi di Milano registrava da De André a Battisti, a Celentano, a Mina, a Gino Paoli e tutti i più grandi cantanti e cantautori di quegli anni. Ora mi dicono che, anche se non frequento più Milano, che ci sono ancora dei bellissimi studi. E alcuni di questi sono rimasti ancora, hanno resistito nonostante l'avvento dell'home recording, che ha raggiunto dei livelli pazzeschi, perché chiunque ha un computer può benissimo fare dei prodotti semiprofessionali, se non addirittura professionali. Però andare nello studio di registrazione ovviamente è un'altra cosa, c'è un altro fascino, la location è un po' come un vecchio castello, si respira l'aria di quelli che hanno gli addegati, che li hanno frequentati, e quindi ti viene da suonare meglio, ti viene da produrre meglio, ti viene da cantare meglio, da comporre meglio, non lo so perché, quando vedi tutte queste luci, un po' retro, un po' fioche, qualche legge che non funziona, e però quando vedi le macchine con il vecchio scooter che era un registratore con un nastro alto, dici che come si registrava su 24 piste e basta e non c'erano gli autotune. No, cos'è l'autotune? Di cosa stiamo parlando? Al massimo l'autotune, per chi non lo sapesse, è quell'effetto che qui fa la trap, la musica, certo. Fa quel salto di sembra l'Euler, no? quella come si dice, quella voce che fanno, sì, quel famoso brano di Cher, I Believe, no, è che c'era quella voce, che è stata lei la prima a usarlo, questo qua, che poi non era neanche un autotune, mi sa che era più un vocoder, una roba del genere. Può essere. Al massimo, quando siamo andati noi, la cosa più figa che c'era era l'ottava, quella che ti diceva la voce, oppure fortissima. E quindi facevamo più per ridere, ma non serviva a niente. E quindi... Siete uno spettacolo da guardare, devo dire la verità. Senti Demo, hai nominato Milano, quindi io mi collego subito a una cosa recente. So che sei stato da poco in giuria per la serata finale di X Canto, organizzata da Phonoplay Music Production. Che cosa te ne è sembrato? So che è stata una serata molto bella e il livello degli artisti era anche molto alto, quindi com'è andata? Guarda, io non amo fare quello che giudica, l'ho detto anche durante la serata, perché non ho nessuno per giudicare, specialmente un cantante che, come abbiamo visto durante l'esibizione, erano veramente da bambini quasi a adulti, e quindi per giudicare è sempre una cosa veramente, anche per me, un po' imbarazzante. Però, dato che abbiamo studiato e abbiamo lavorato in questo settore per anni, un po' l'orecchio, diciamo, Maurizio, ce le siamo fatte, no? E quindi se non fosse altro che siamo musicisti, capiamo se c'è l'intonazione, se c'è il senso ritmico, se c'è l'interpretazione, quindi quello che vale per uno strumento vale anche per la voce, vale anche per una bella canzone. Il livello è stato molto alto, conosco Maurizio, conosco Paolo Paltrinieri, che so, e conosco Michele Muti, che
coloro che hanno organizzato con tanta passione la seconda edizione. Quest'anno hanno pensato di farla live in un teatro bellissimo, dove ho avuto il piacere di rivedere vecchi amici che non vedevo da anni, Amedeo Bianchi, Claudio Ventes, Franchino Cristalli e tanti altri. Lo stesso Maurizio Bianchini non lo vedevo da quando suonava alla RAI, faceva il professore d'orchestra, e ho scoperto che è andato pure lui in pensione come me. Diciamo che non ci ha spaventato la pensione, no? Assolutamente. Non mi pare proprio. Permette di fare queste cose che io all'inizio, quando vedevo i primi talent, ero un po' scettico. Ma questo non è un talent, questo è una specie di saggio, se mi permettete di dire così. Cioè, un saggio con la variante che ti metti a confronto con altre persone della tua stessa età, della tua stessa generazione, e poi si dice qualche cosa, ma niente di trascendentale. Però qual è il premio più importante? Attenzione, sta arrivando il pappagallo. Guardalo là! Spettacolo! Guarda, ha detto ciao, saluta! Ciao! Ciao! Posso continuare così? Certo! Assolutamente! Vabbè, allora, quindi c'è un premio più importante, che è quello di avere la componente pubblico, la componente giuria, che rispetto allo saggio tradizionale ha una valenza diversa. C'è una componente emotiva che è molto più importante, quindi si vede che gli artisti erano abbastanza emozionati, però ci stava, e quindi abbiamo valutato anche questa componente. Fantastico, fantastico. Torniamo a te, Demola. Tu sei praticamente un figlio d'arte, nel senso che nasci in una famiglia dove la musica, gli strumenti hanno sempre fatto parte, appunto, di quella che è stata la tua crescita, la tua. Questo ti ha sicuramente influenzato, perché insomma ci sei nato davvero. Hai fatto studi classici, ovviamente il conservatorio, prime esibizioni nei teatri più importanti, delle collaborazioni anche importantissime, Ray Charles ad esempio. L'orchestra Ray Charles, ecco, cosa ci vuoi dire di questo nome, di questa esperienza? L'esperienza che ebbi con Ray Charles fu entusiasmante. Se te l'avessi avuto la possibilità di avercela oggi, sarei sicuramente ancora più felice. Purtroppo non c'è più. All'epoca avevo 20 anni ed ero molto... molto così, non dico superficiale, ma mi sembrava quasi una cosa normale. Poi col senno di poi capii quanto era importante avere conosciuto, avere collaborato, anche se solo per un concerto, con il grande Ray Charles. Devo dire che un artista di quella caratura fa la differenza, non me ne vogliono gli altri. Però quando è entrato sul palcoscenico sentivi che arrivava una cosa diversa, entrava un'entità che aveva respirato la storia della musica, aveva vissuto e aveva creato delle cose che noi possiamo solamente copiare. Copiare Ray Charles è già difficile, e forse è irraggiungibile. Permettimi, Demo, di dire una cosa, che tu sei uno dei pochi oggi come oggi, ma lo sei da molto, che prende in mano una partitura e in 5 minuti è capace di stravolgerla, matita, foglio nuovo, e in 5 minuti cambi l'arrangiamento totale di un'orchestra, cosa che è oggi come oggi è raro, ma è veramente raro trovare. Ti ringrazio, questo è un dono di natura, non so nemmeno io come faccia. Ma non è leggenda, ma quando lavoravamo con Fiorello, con Costanzo a Buona Domenica, c'era Paolo Padrinieri, che è stato testimone tante volte che io facevo gli arrangiamenti in diretta, mentre c'era ad esempio un medley di Gigi D'Alessio, cominciava il primo pezzo, io stavo ancora scrivendo l'arrangiamento che era già in diretta, l'orchestra era già partita, e stavo ancora scrivendo l'arrangiamento dell'ultimo brano del medley finale, quindi ho una certa dimestichezza.
ho calcolato che nella mia vita ho fatto quasi 13.000 arrangiamenti. Caspita! E poi tutto a mano, tutto con senza la... computer, diciamo. Devo lanciare, scusate, devo lanciare il rocco perché... Certo! Lanciato sul suo trespolo. Giusto, si era stancato. Allora, vabbè, come non nominare, appunto, l'hai già appena citato tu, il periodo Buona Domenica, Maurizio Costanzo Show, ecco, quella fase lì, come nasce, cosa ti porti di ricordo più bello, come è nata questa esperienza che è durata poi appunto negli anni meravigliosamente? Allora, vi voglio svelare come è nata, pochi lo sanno, a Milano c'era un locale che si chiamava Magazzini Generali. E hanno chiuso poco tempo fa. Sì, da poco. Mi dispiace perché c'era un bellissimo parco col sipario, è un locale molto bello, un bel impianto di amplificazione, gente simpatica, gente, bella gente che frequentava quel locale. E all'epoca io avevo la band Resident, che era la mia big band, quella che poi dopo con la quale siamo andati a fare tutte le varie trasmissioni in giro per Mediaset più che altro, perché abbiamo lavorato molto per Mediaset, un po' meno per la RAI, l'ultimo periodo per la RAI abbiamo fatto 10 anni ai fatti vostri di Michele Guardù. Il mio concittadino Michele, vedi, parlavamo prima degli Agrigentini. Sì, tra l'altro avevamo anche un chitarrista, Tom Sinatra. Come no, conosco, certo, anche lui. Non è proprio di Agrigento, è un mandolino. Sì, sì. Grande virtuoso del mandolino e un bravissimo chitarrista, nonché un grande... Sì. Vabbè, tornando a noi, io avevo la band Residence e una sera venne a sentirci Cristina Parodi con il suo futuro marito, Giorgio Gori. Gli piacque l'idea di avere al matrimonio loro l'orchestra, e io, senza pensarci su, accettai la proposta e fecero il matrimonio all'ex Rolling Stone di Milano. Ah, no. 23 marzo, mi pare. Sì, sì, sì. Che prima era Studio 54. Esatto. Che si rifaceva in New York. Andammo a Rolling Stone. Giorgio Gori a quell'epoca era il direttore di Canale 5, e invitò con Palonieri, Costanzo, Emilio Fede, tutto il Gotha che all'epoca era Mediaset. Costanzo mi venne vicino e mi dice: io e lei faremo molta strada insieme. Mi ha detto: vabbè, sarà la solita. Fare ciuccio, fare ciuccio. Ecco, bravo. Io ho detto: sarà la solita cosa che uno dice così. Dopo una settimana mi volle prima il disco per l'estate con Fiorello e Paola Barale, e dopo a Buona Domenica e successivamente a Costanzo. E quindi la storia è finita lì. Se non avessi avuto quella botta di fortuna di conoscere quella gente, probabilmente avrei fatto altro, oppure non lo so che strada avrebbe preso la mia vita, perché poi da Milano sono andato a Roma, ho finito un po' il lavoro, un po' dopo il Covid, oppure la guerra, ho deciso di trasferirmi da un'altra parte, adesso sto in Toscana, sull'Argentario, e come parlavamo prima, poco prima al telefono, vicino di stare qua. Quindi la vita è un po' subordinata alla tua attività lavorativa e ai tuoi impegni professionali. La mia è stata così. Certo, sono a volte anche gli incontri, però ci hanno visto bene, infatti, come vedi, non era solo, come dire, una fase fatta, ma effettivamente hanno riconosciuto subito la qualità ed è andata. Di più, però sono le esibizioni dal vivo, sono i concerti nelle piazze, i concerti nei teatri, che anche quando facevo musica classica, adesso Maurizio, lui era un elemento dell'orchestra della RAI e quindi lavorava per di più alla Sala Verdi del Conservatorio di Giuseppe Verdi, perché aveva la sede lì. Al massimo facevate qualche tournée, no? O Marco,
Invece io lavorando ai pomeriggi musicali, prima come trombettista classico, facevamo una sorta di giro della Lombardia nei teatri più importanti della Lombardia, facevamo anche tournée all'estero e poi avevamo anche la fortuna di sostituire l'orchestra della Scala quando l'orchestra della Scala andava in vacanza e i pomeriggi musicali con degli aggiunti faceva una sorta di remplas dell'orchestra della Scala, quindi ho avuto la fortuna anche di suonare la Scala con i pomeriggi musicali, ho avuto la fortuna di suonare la Scala come trombettista con Pavarotti, Lori Mazel, a un debutto di Pavarotti dopo tanti anni che non andava più, e c'è anche una registrazione della Ida, e quindi è stata un'esperienza fantastica. E poi, vedendo questi teatri d'italiana, mi è rimasto un po' il fatto che non ci possa più tornare, né con un'orchestra, né con l'altra, né con la mia big band, né con un gruppo. Perché questi ultimi anni sono stati per noi artisti veramente, veramente molto... Certo. Sono rammarico, mi dispiace molto, perché non tanto per me che ormai ho 61 anni quasi, vado per il 61, la mia campagna, per virgolette, l'ho fatta, anche se avrei tante cose da dire, magari con una maturazione diversa, anche cose meglio. Se mi giro indietro, ho visto che ho fatto tanti errori, ho commesso tante ingenuità, sia artisti che di vita. Però quello che mi dispiace di questi ultimi anni è che i ragazzi giovani che magari avevano cominciato a intraprendere un'attività di un certo tipo, artistica, o di pittura, o di poesia, o di come musicista, hanno dovuto essere soffocati prima dalla pandemia, adesso da questa guerra che non lascia scampo alla fantasia. Lascia veramente, io vedo un futuro per loro veramente, veramente molto, molto duro. Perché quando si comincia a suonare uno strumento, e non si ha la possibilità né di confrontarsi, qui torniamo anche all'avvenimento dell'altra sera di canto, e questi ragazzi di canto, tutti quelli che hanno partecipato, non hanno la possibilità di confrontarsi non solo con i loro antagonisti, ma con il pubblico, è il pubblico che decide, applaudendo, fischiando, gettandoti i fiori piuttosto che la verdura marcia. Se sei bravo, no, non è che sei bravo, se sei un artista, perché se trasmetti, se trasmetti qualche cosa devi, quando ero ragazzotto amavo come trombettista le note acute, come musicista mi impressionavano quelli che facevano le semibiscrome a una velocità pazzesca, i virtuosismi. Adesso più vado avanti, più apprezzo i Chet Baker, più apprezzo, non lo so, Bessie Smith piuttosto che Ella Fitzgerald come cantante o Billie Holiday, quelli che esponevano il tempo, o Miles Davis, in quello periodo, 4 notte, aveva steso tutti. Michel Petrucciani, ad esempio, Michel Petrucciani è uno dei miei pianisti preferiti. Tecnicamente ce ne sono magari più forti, ma come a mettere le mani sul piano senti che lui. Quindi ci vuole, in questo mondo di globalizzazione, ci vuole quel quid che ti identifichi. Esattamente. Che sia bello, prima di tutto, ovviamente, ma che nella globalizzazione possa emergere e possa avere la facoltà, quella qualità che io ti possa dire da tanti e che mi piaccia. Non è facile. No, decisamente, però è fondamentale. Senti, Demo, invece la tua esperienza teatrale, hai progettato anche un musical con Tato Russo. Com'è andata? Sono 3 volte che ci proviamo. Allora, la prima volta che dovevo andare in scena c'è stata la crisi del subprime, della bolla immobiliare nel 2009. I nostri produttori si sono ritirati, si vede che non è andata. La seconda volta
c'è stata il Covid e adesso è inutile parlarne. Aspettiamo, diciamo, siamo... Io so che anche, tra l'altro, cioè, nei teatri grandi musical adesso vanno solamente i grandi musical, perché ci sono stati, sono stati prenotati dei biglietti prima della pandemia, quindi giusto che le facciano. Però nuove produzioni purtroppo non se ne vedono, perché ci sono ancora grosse difficoltà. E teatri, io sono andato una volta in teatro in mascherina e veramente mi sono sentito abbastanza male, non è logico, non fa per me il teatro con mascherina. Quando sarà stato tutto, se ne parla. Poi non aveva senso, perché ero a teatro con mascherina, eravamo uno attaccati all'altro, e quindi è chiuso lo stesso, e come dire, però offri che devi stare. E poi con gli teatri non ancora al 100%, una compagnia, un musical come il nostro, che avevamo fatto i conti, che costava sulla carta 14-15 mila euro di spese vive, perché c'erano artisti, ballerini, cantanti, orchestra, costumi, parrucchieri, trucco. Certo. In un teatro, se non vengono un minimo 2.000 persone, ma ha un biglietto a 20-30 euro, ma quando rientri delle spese? Mai! Certo, è dura, ci sta dentro. Perciò vanno avanti però le grosse produzioni, che fanno grandi numeri e hanno per ora il carnet veramente pieno. E quindi vabbè, però speriamo che, diciamo, se si sistemano le cose, questa è una cosa che... Insomma, mi piace molto, perché il musical era su un soggetto molto interessante, molto d'attualità, era tratto dalla storia vera, di una storia vera, che era quella di Elephant Man, che ho poi fatto anche un film di David Lynch, con una musica bellissima, prodotto benissimo in bianco e nero con Anthony Hopkins, e quindi un cast d'eccezione. La storia però è vera, noi ci rifacciamo alla storia vera, è una storia di emarginazione, di diversità, veramente una storia attuale, sai, quelle storie che dici, no, ma questa è una... Intanto, per non farmi mancare niente, è arrivata anche Sissi. Che bel gattone, guarda. Vengono a trovare anche loro, che bello. No, tre. E quindi una storia che è molto commovente. Pensa che questa, per chi non conosce la storia, brevemente ve la dico, questo John Merry, che era faceva parte di una compagnia dei Freak. I Freak erano uno spettacolo itinerante dove c'erano persone con gravi disabilità di tutti i tipi. Lui aveva questa sindrome che lo rendeva, aveva il cranio molto pronunciato perché cresceva molto, insomma, le ossa dello scheletro crescevano all'impazzata dismisura. Lui aveva una sindrome che si chiama sindrome di Proteo. Pensa che tuttora nel mondo ci sono solamente 20 casi, quindi tu sai che le multinazionali, quando non ci sono grandi numeri, non si applicano. Quindi se hai una malattia di questo tipo, te la tieni per tutta la vita, purtroppo. E questo signore era considerato un mostro alla fine dell'Ottocento per il suo aspetto. Veniva vessato, portato deriso un po' dal pubblico che lo andava a vedere. Era un fenomeno da baraccone, finché un medico che volle approfondire questa sua malattia che aveva, anche lui, tra virgolette, per approfittarsene un po', per avere un po' di notorietà nell'ambiente della medicina, scoprì che era una persona intelligentissima, che sapeva tutta la Bibbia a memoria, che era un grande artista, dipingeva, faceva modellini con la carta, con il cartone di cattedrali, in modo perfetto. Insomma, una storia vera talmente commovente che quando il grande Michael Jackson vide il film e scoprì che era una storia vera, che era lo scheletro esposto all'ospedale Whitechapel di Londra,
chiese se poteva acquistarlo, ovviamente non gliel'hanno venduto, però è per dirti, è una storia che se avessi avuto luce il musical mio di Tato Russo avrebbe toccato sicuramente gli animi, perché abbiamo fatto una cosa veramente, secondo me, molto valida. Non lo mettiamo in dubbio, dai, speriamo. Se Maurizio la vuole produrre, lui e Paolo... Perché no? Ne parleremo. Dai. Mi sembra una cosa molto interessante. Ma visto che hai parlato di film, adesso mi tornano in mente le tue esperienze anche nel mondo ecco, vedi che sorridi. Non ti sei fatto mancare niente, Demo. Cioè, ci hai fatto anche i film, no? Esperienze cinematografiche impersonificando me stesso, e quindi è stato fatto del più che altro dei cameo. Sì, simpaticissimi. Ogni volta che vedo quel film dico, mi vedo, ma sono io, ma sono così, ma che faccia ciò, ma come? Non mi conosco. Si vede che non ero tagliato né per fare l'attore, neanche per fare la comparsa. Il cinema non fa per me. Invece vedo che Maurizio ha una faccia molto telegenica. Vedi, teleigienica, molto teleigienico sono, vedi? Beh, ieri sera hai visto Paolo che era i soliti ignoti, eh? Amadeus. È andato ai soliti ignoti. Ieri sera era ad Amadeus, sì, è andato in onda. Adesso su Rai Play vado. Esatto, vai, che merita. Chi l'avesse perso, tutti su Rai Play a guardarlo. Ecco cos'era venuto a fare giorni fa a Roma. Esatto. Non mi ha detto niente. No, adesso gli telefono. Senti Demo, vabbè, che cosa dire, io ti ringrazio infinitamente perché è stato un grande, grande piacere averti ospitato, ascoltarti, ti vogliamo bene, ti si vuole bene, non ti dire, ti vogliamo bene. Grazie Giussi, quando mi volete chiamare, quando volete passare un 20 minuti a sentire sparare un po' di... No, di cazzate no, non sono cazzate, Demo. No, no, devi imparare a capire certe cose. Avrei tante cose da dire, soprattutto ai giovani. Io ho sbagliato tanto nella vita artisticamente, però quegli errori che ho fatto sono stati determinanti per formare il mio carattere, sia come artista che come uomo. Sto sbagliando ancora, magari non smetterò mai fino all'ultimo respiro di sbagliare, però così è la vita. Così è la vita di noi che facciamo i musicisti, che prima eravamo on the road, adesso siamo un po' meno on the road, siamo un po' più on the room. Certo. Però l'animo è sempre quelli che con la testa devono andare, devono volare. Eccolo che è arrivato. Adesso devi salutare bene. Saluta Maurizio. Ciao, si sentite ciao. Bene? Ciao! Grazie Demo, grazie davvero per essere stato con noi, complimenti per tutto, noi ovviamente ti seguiamo sempre, quando vorrai tornare, quando sei sempre gradito, e speriamo di vederci presto, e speriamo che anche tutto il mondo dell'arte, della musica torni di nuovo a volare, non solo nella mente ma anche fuori. Me lo auguro per tutti, specialmente per i più giovani. Sì. Grazie. State vicini in questi 20 minuti. Io ho bisogno anch'io di confrontarmi con persone che fanno domande, con gente che apprezza ancora il nostro mestiere, con realtà che si interessano ancora di musica, che si interessano di arte, perché anche se può sembrare strano, fa piacere anche a me essere intervistato da persone competenti che fanno domande giuste e belle. Grazie di cuore. Grazie Demo. Grazie per essere stato con noi. Demo Morselli per Real Team TV. Alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Maurizio. Ciao Giussi. Ciao.